Ok, eccoci qui, arrivati dei cani. Prima avete visto la femmina nell'alto filmato, questo è il maschio. Questo è un maschio di pastore dell'Asia centrale che avevo dato io, anzi già nato da cani che avevo dato io. Il pastore mi diceva che adesso ha 4 anni, nato da cani che hanno proteggio un gregge, hanno come protetto un gregge parecchi anni fa qui, perché c'erano già i problemi lupi. Questa che vedete, la cucciola, è una figlia che loro si allevano. Dai, Yango, vieni, cioè, bravo, bravo. Ecco, qui vedete, vieni, bravo, Tato, vieni, vieni. Lui adesso non si avvicina perché la rete è elettrica e quindi magari ha preso qualche volta la scossa. Ecco, lì c'è il gregge. Poi vedete, questi cani, oltre a convivere in modo molto pacifico con pecore e capre, hanno anche questo comportamento ideale per cosa sono, appunto, per cos'è il rapporto con le persone. Segnalano, ma nello stesso tempo il cane non mi vede da anni, non mi conosce per niente, ma non dimostra nessuna aggressività. Ecco, quando io vi dico che c'è grande diversità fra un soggetto e l'altro, cioè sono sempre pastore dell'Asia centrale, sempre pastore del Caucaso, Kangalo, Maremmani abruzzese, qualsiasi cosa, ma c'è una grande differenza fra il cane che viene selezionato dai pastori per proteggere il gregge, quindi necessariamente deve essere pacifico in questo modo con gli esseri umani e strani, e invece il cane da guardia, come dire, che ha una predisposizione completamente diversa, vede nell'essere umano un pericolo e quindi tende ad attaccarlo, specialmente quando ha 4 anni come questo soggetto. Bene, allora vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi.